piuttosto diciamo, intensa ma stringata. Abbiamo selezionato tre temi che abbiamo ritenuto per quest'anno di maggiore interesse, che sono il tema del suolo, l'inquinamento atmosferico e le acque. Come avete visto questa mattina, i contenuti del rapporto all'Urbana del Focus sono dei contenuti molto ampi, molto approfonditi, le tematiche analizzate sono tantissime, naturalmente non è possibile in una presentazione approfondire tutti gli aspetti che vengono trattati e quindi per appunto cogliere appieno tutte le informazioni che sono in questo lavoro che abbiamo fatto nel corso di un anno con l'intero Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, vi invito a scaricare i due volumi che sono online già da questa mattina. Ci tengo a dire, e come ho già detto a tanti colleghi in sala, che quest'anno per me, che coordino il rapporto all'Urbane ormai appunto da 12 anni, è stato un anno di particolare soddisfazione, perché proprio diciamo, a seguito della istituzione formale del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, che già in effetti diciamo, funzionava come un sistema prima ancora della formalizzazione istituzionale, come ha detto il direttore di Acqua di Monte questa mattina, e questo sarebbe il primo rapporto di sistema che viene presentato dopo l'approvazione della legge, e questo è anche il primo rapporto di sistema in assoluto che è stato realizzato dall'ISPRA con tutte le agenzie per la protezione dell'ambiente, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Proprio per diciamo così, dare ancora più valore all'istituzione formale del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, è stato messo in atto un sistema proprio dedicato alla comunicazione delle informazioni del rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, e abbiamo lavorato proprio in piena sinergia noi tecnici con tutti gli apparati di comunicazione dell'ISPRA e delle agenzie ambientali. Abbiamo fatto un grosso lavoro proprio di messa a punto di una nuova strategia di comunicazione di sistema. Il frutto del lavoro di quest'anno è, immagino, stato pienamente colto nelle presentazioni di questa mattina. Siamo riusciti a coprire in maniera significativa la maggior parte degli indicatori per i temi ambientali con un aggiornamento che negli anni precedenti non era stato possibile. Abbiamo numerosi temi su cui effettivamente siamo stati in grado di dare l'informazione quasi in tempo reale. Adesso all'inquinamento atmosferico, poi Guido ce ne parlerà più in dettaglio, perché più aggiornato di così penso che non è possibile diciamo, dare l'informazione, ma anche sul tema acqua abbiamo lavorato tantissimo perché abbiamo presentato i dati relativi ai monitoraggi routinari sulle acque di balneazione della stagione balneare 2016 appena conclusa, e poi anche un'anticipazione di quello che sarà il contenuto del rapporto di sistema sulla qualità delle acque superficiali, fornendo le informazioni appunto sullo stato chimico, lo stato ecologico delle acque al 2015 per i capoluoghi di regione più Bolzano. Ora, io diciamo, per non andare troppo in là, poi casomai dirò qualche altra cosa dopo, lascio la parola al collega Marco Falconi che deve andare via e che è stato diciamo, il referente di tutte le attività relative alla composizione del capitolo suolo del rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano. Prima di lasciarti la parola, voglio però ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. È stata veramente una squadra che ha dato il massimo, addirittura ieri sera fino alle 9 di sera, e stamattina alle 7 di mattina. Quindi, quando si dice che i dipendenti della pubblica amministrazione non lavorano, insomma, vorrei che ci fosse qui qualcuno anche a verificare che invece non è proprio sempre così. Quando la pubblica amministrazione lavora bene, i risultati si vedono e i cambiamenti si notano. Prego, Marco. Grazie mille, un applauso a Silvia. Allora.